All'indomani dalle dichiarazioni rilasciate alla nostra redazione da Salvatore Bocchetti, oramai ex presidente SOACO, il mondo della politica si interroga sul futuro della società che gestisce l'aeroporto di Comiso. Bocchetti ai nostri microfoni ha dichiarato di aver maturato questa decisione per motivi di natura professionale. Il manager si è reso conto che per portare avanti il ruolo che gli è stato conferito 5 mesi fa e voluto fortemente dal sindaco Cusmeneo Filippo Spataro serve una presenza fisica maggiore, impegno che al momento lui non può garantire. Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni proprio perché, diciamo, in base al periodo storico dell'aeroporto di Comiso, mi sono reso conto che occorre ed è necessario una presenza giornaliera, seppur in questi 5 mesi, ovviamente. Diciamo, con l'amministratore delegato abbiamo fatto tantissime, tantissime cose, però diciamo che visto il periodo occorre, diciamo, una presenza più fisica e purtroppo mi sono sopraggiunti, diciamo, per il mio gruppo aziendale altri impegni e quindi purtroppo non riesco più a portare avanti questo progetto, questa missione. Dopo le dichiarazioni ufficiali di Salvatore Bocchetti, che hanno confermato quanto si vociferava da giorni, si iniziano già a fare dei nomi sui possibili successori dell'ex presidente SOACO e la politica dibatte nel merito. Insomma, a pochi mesi dalla regionale, la nomina dei nuovi vertici SOACO diviene un argomento incandescente. In merito è intervenuto anche il deputato regionale Pippo Di Giacomo, che dal suo profilo Facebook nega di aver posto alcun veto sulla nomina di Giovanni Occhipinti, leader del gruppo Insieme, a presidente del CDA dell'aeroporto di Comiso. A cosa avrei dovuto mettere veti e per quale arcano motivo, scrive Di Giacomo, se il diretto interessato si era dichiarato indisponibile, ma rimango veramente basito.